al via la seconda edizione di Adriatic Green Trail, una manifestazione organizzata dall'associazione sportiva Fano Corre Tonelli che si svolgerà il 23, 24 e 25 aprile. L'evento permetterà ai partecipanti di scoprire attraverso escursioni in bicicletta le eccellenze del territorio con tutte le loro peculiarità storiche e gastronomiche. Coinvolge tutto il territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Tre giornate dedicate al gravel, ma diciamo dedicate al mondo della bicicletta, perché come dicono gli organizzatori, con tutti i tipi di biciclette si può partecipare a questa manifestazione, quindi tre giornate importanti per una manifestazione che valorizza una delle attività turistico-sportive più importanti del nostro paese, che sono le attività outdoor legate alla bicicletta. Noi abbiamo sostenuto questa iniziativa, la prima edizione dell'anno precedente. Quest'anno riconfermiamo il nostro impegno. Partiamo con l'entusiasmo, diciamo, della prima, che ci ha dato grande riscontro, perché l'obiettivo è quello di fare conoscere il territorio, soprattutto a persone che sono ovviamente al di fuori di esso. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto partecipazione da 8 regioni diverse e hanno apprezzato tanto quello che sono le caratteristiche peculiari della nostra zona, cioè quella di avere borghi che possono essere approcciati ancora con utilizzando strade secondarie, strade non battute dal traffico e che permettono una vista veramente indimenticabile, associata a quelle che sono poi dopo le nostre possibilità enogastronomiche e alla bellezza e all'accoglienza, sicuramente è un prodotto vincente. Attraverso sentieri e strade secondarie verranno raggiunti più di 30 borghi dislocati nella provincia di Pesaro Urbino. Si passerà dalle colline al mare, ognuno col proprio passo e con la propria bicicletta. Ogni giorno verranno proposti percorsi medi, 80 km circa, e lunghi, 120 km circa, per meglio adattarsi alle esigenze dei partecipanti. Ogni tipo di bicicletta è accettata, sia delle bici elettriche, le mountain bike e naturalmente le gravel, perché percorreremo strade secondarie non battute dal traffico. Inizieremo con il 23 aprile con un percorso che toccherà principalmente Pesaro con tutto il San Bartolo per poi arrivare anche fino alla romantica Gradara e alla roboante Tavuglia e poi torneremo, diciamo, al Casolare. Il giorno dopo sarà la volta di Urbino, che raggiungeremo passando per una chicca che è Monte Santa Maria, dove c'è una chiesa che vi invitiamo proprio ad andare a scoprire, e torneremo quest'anno per il Furlo, che quest'anno è aperto, quindi sarà un ritorno spettacolare. Per gli esperti attraverseremo anche il Pietralata. L'ultimo giorno sarà la volta di Fano, in cui faremo la mitica passeggiata dell'Isippo, poi percorrere tutta la zona della Valle del Metauro, arriveremo fino a Mondavio, Sorbo Longo e poi dopo ritorniamo per la festa finale. Oltre a questo pacchetto ci sarà un allargamento dell'offerta, perché il 25 ci sarà una pedalata in collaborazione con Forbici dedicata alle famiglie, quindi partenza dall'Arco d'Augusto e arrivo al Casolare per una pianeggiante facile per bambini di 10 km. La prima edizione, andata in scena ad aprile 2022, ha visto la partecipazione di numerosi cicloturisti provenienti da diverse regioni d'Italia come Piemonte, Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo. La seconda edizione diventa così un'occasione per vivere oppure riscoprire un'esperienza meravigliosa all'insegna del cicloturismo.